Allora, il titolo della relazione Le diverse memorie del 1945, il caso italiano nel contesto europeo. Qui trovate indicato il 45, in realtà io vi parlerò della memoria della Seconda Guerra Mondiale, ovviamente il 45 è l'anno conclusivo per cui ha senso aver indicato quest'anno e poi faremo degli approfondimenti e delle puntualizzazioni sul significato del 45. Vi parlerò della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Europa, calerò il caso italiano in questa memoria, tornerò alla fine dell'intervento sulla dimensione europea. Per cominciare può essere utile partire da una riflessione fatta qualche anno fa da un grande storico, direi, purtroppo scomparso, che è Tony Judd, il quale nel 2000, circa 15 anni fa, in un articolo importante e molto citato, parlava di una memoria comune europea elaborata in tutti i paesi che avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale subendo l'aggressione nazista, elaborata fra il 45 e il 48, questi sono gli ambiti cronologici che qui indicavo. Una memoria dunque con tratti comuni sia per i paesi dell'Europa occidentale sia per i paesi dell'Europa centrale ed orientale. Fondamentalmente basata su due capisaldi, due fattori. Il primo, la creazione in tutti questi paesi di un mito della resistenza, una visione epica della resistenza come una lotta che aveva coinvolto l'intero popolo contro l'occupante, l'intero popolo francese, l'intero popolo polacco, norvegese, tutti quanti, primo fattore. Il secondo fattore, l'attribuzione della responsabilità esclusiva per le violenze e i crimini della guerra ai tedeschi. They did it, loro l'hanno fatto. Questa memoria comune era fondata, secondo Tony Judd, non su una falsificazione dei fatti, perché effettivamente in tutti quei paesi, in tutti i paesi erano sorti movimenti di resistenza anche molto forti e i tedeschi indubbiamente portavano la responsabilità più importante, più grave per le colpe della guerra, se non altro per averla scatenata, ma anche per aver fatto molti i crimini preferati. Però non era quindi basata su una falsificazione della storia, ma è una memoria fondata sulla rimozione. Tant'è che lui parlava di una eredità maledetta, a vicious legacy. Che cosa era stato rimosso? Fondamentalmente sì, c'era stata la resistenza, ma in tutti i paesi c'era stato il fenomeno del collaborazionismo, di cui ci parlerà Marco forse nel secondo tempo di questo incontro mattutino. Crimini li avevano commessi solo i tedeschi, non di certo, li avevano commessi tutti i belligeranti, compresi i vincitori, da quello che aveva fatto l'Armata Rossa appena arrivata in Polonia, alle atomiche, se prendiamo la parte conclusiva del 45, le atomiche lanciate dagli americani Hiroshima e Nagasaki, e crimini commessi appunto da tutti i belligeranti nel corso della guerra. L'Italia rientra in questo modello, in questo paradigma, sì, rientra. Rientra perché anche in Italia è stata costruita in quel periodo, io al limite non parlerei tanto del 45-48, ma quantomeno il 43-47, cioè preciserei i termini, o 45-47, era stata costruita una memoria incentrata sull'esaltazione della resistenza, popolo alla macchina, l'uomo, e sull'attribuzione ai tedeschi di molte responsabilità, la belva nazista, l'occupante tedesco come l'epitome della criminalità, chiamiamolo così. E anche in Italia a questa raffigurazione aveva corrisposto una rimozione di molti elementi, di molte esperienze della guerra. Che cosa era stato rimosso? Ad esempio erano state rimosse le violenze perpetrate da parte italiana negli anni della guerra dell'Asse, soprattutto nei Balcani, in Jugoslavia e in Grecia, ma non solo in quei territori. Erano state rimosse tutte le violenze perpetrate dai liberatori, le foibe, in questo caso siamo alla fase finale, le violenze commesse da parte jugoslava, erano state rimosse 60.000 italiani circa caduti sotto le bombe alleate, quindi la memoria dei bombardamenti, che ha così bene poi recuperato Gabriella Gripaudi con i suoi studi nel suo volume sulla guerra totale. Erano state rimosse ad esempio le migliaia di stupri effettuate dal corpo di spedizione francese dopo la rottura, no, del fronte, insomma, vicino a Cassino, nella,
nel Lazio meridionale, ma non solo, ad esempio all'Isola d'Elba, dove vado in vacanza da 40 anni, un altro dei luoghi in cui sono state perpetrate decine di stupri, centinaia di stupri e anche diversi decine di omicidi. Tutto questo nella raffigurazione della memoria della Seconda Guerra Mondiale in Italia non c'era traccia nella raffigurazione di un immediato dopoguerra. Qual era però? C'erano peculiarità italiane? Sì, che l'Italia non può essere paragonata agli altri paesi che avevano subito l'occupazione tedesca, ma non poteva essere paragonata neanche ai cosiddetti satelliti minori dell'asse, paesi come l'Ungheria, la Romania, la Bulgaria, che in una fase iniziale avevano partecipato alla guerra dalla parte dei tedeschi e degli italiani e poi avevano preso altre posizioni. E questo perché l'Italia aveva avuto un ruolo storico completamente diverso. L'Italia era stata la parte del fascismo, era stato un modello per tutte le destre radicali europee contro il nazismo e l'Italia era stata responsabile dello scardinamento dell'ordine internazionale europeo almeno a partire dalla metà degli anni 30. Ieri Luca Baldissara giustamente richiamava la nostra attenzione sul fatto che l'Italia è costantemente in guerra dal 1935 in poi. Aggressione all'Etiopia, che non è una spedizione con poche migliaia di persone che vanno in un paese, è una grande guerra moderna con 400.000, 500.000 militari, la partecipazione alla guerra civile in Spagna, 70.000 uomini, i mezzi più moderni, l'aviazione, i sottomarini, l'occupazione dell'Albania prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Quindi per l'Italia non si trattava come per gli altri paesi di fare o non fare conti col collaborazionismo. Certo, c'era anche questo, Salò e la guerra civile che restano nell'ombra, no? Ma si trattava di fare conti con il peso enorme del ventennio, di quello che aveva significato. E questo problema, questa questione della resa dei conti con l'intero ventennio, aveva certo sfociato questa guerra, questo va ricordato, aveva molto a che vedere con un problema di relazioni internazionali, di politica estera. Qui mi richiamo anche un po' alla relazione che ha fatto Guido Formigoni nella sua prima giornata. L'Italia era uscita dalla guerra, no, nel settembre del 1943 come una nazione nemica sconfitta sottoposta a resa incondizionata. Lo status di co-belligerante riconosciuto dopo la dichiarazione di guerra dell'ottobre 1943 alla Germania, al Terzo Reich, non aveva mutato lo status giuridico internazionale del paese. C'era però un punto: gli americani e gli inglesi avevano promesso agli italiani che avrebbero migliorato le condizioni di resa, le condizioni previste dall'armistizio, nella misura in cui il paese avesse successivamente contribuito alla guerra contro la Germania. Questo è il cosiddetto documento di Quebec, una lettera di Roosevelt e di Churchill, acclusa alle condizioni armistiziali. È un documento ufficiale che orienta tutta la politica estera italiana dal 1943 al 1947 al trattato di pace. Ebbene, mi direte voi, ma perché lei ci parla di questo documento diplomatico? Ma perché le conseguenze di questo documento e delle esigenze della politica estera dell'Italia hanno delle ripercussioni, secondo me, cruciali anche sulla elaborazione di una narrazione della guerra e dunque su una memoria della guerra. Qual è il problema? Il problema è salvare l'Italia. Salvare l'Italia che aveva combattuto per 3 anni a fianco della Germania, che era un nemico sconfitto, e per salvarla cosa serve fare? Serve ad esempio esaltare il contributo bellico dell'Italia contro i tedeschi, sia quello messo in atto dal Regio Esercito, dalle Regie Forze Armate, da Cefaloni in poi, sia quello dei partigiani. Di qui anche una certa enfatizzazione delle azioni militari italiane, del tributo di sangue, che anche qui è bene sottolineare, non sono intenzioni, sono delle drammatiche realtà. Cioè Cefalonia, migliaia di soldati italiani vengono effettivamente trucidati, ma non 9.000, come si è detto allora e si è continuato a dire e si continua a dire. Poco più di 2.000 resta una gravissima strage, la peggiore che c'è stata. Non mi soffermo, insomma, avete capito il senso di questo ragionamento. L'altro aspetto fondamentale, e quindi scusate, si descrive la resistenza come una guerra di liberazione e di riscatto nazionale.
secondo risorgimento. Ecco alcuni canoni che poi diventano fondamentali e che sono anche motivati da queste esigenze di politica estera. L'altro aspetto, si distingue il più possibile fra le responsabilità italiane negli anni della guerra dell'asse 40-43 e le responsabilità tedesche. Ecco allora l'esaltazione dei meriti umanitari degli italiani rispetto alle colpe tedesche. No, noi abbiamo salvato gli ebrei, i tedeschi volevano sterminare, e anche questo, badate bene, credo ce ne parlerà Giorgio Vecchio, ha una base di verità fondamentale. Effettivamente gli italiani, l'esercito, le autorità italiane, sia nei Balcani che in Francia, hanno salvato migliaia di ebrei, non sempre, non comunque, in molti casi li hanno anche consegnati ai tedeschi, e molto spesso non l'hanno fatto solo per motivi umanitari, si sono fatti pagare. Consideravano le richieste tedesche un'indebita ingerenza nella sfera di influenza italiana, eccetera, eccetera. Però questo è stato. Una raffigurazione anche qua, questo ci interessa, cioè da esigenze diplomatiche che poi si traducono in documenti diplomatici, in raccolta di prove del comportamento italiano, da esigenze diplomatiche a campagne di stampa, nei mesi ad esempio delle discussioni del trattato di pace, in cui si descrivono gli italiani sotto la forma di salvatori ed ebrei. Quindi gli italiani non sono quelli, non hanno fatto i crimini, li hanno fatti i tedeschi o li hanno fatti i fascisti, le camicie nere. No, questa è la posizione. Altro elemento di questa raffigurazione della guerra che si articola, si sviluppa e si articola quando ancora la guerra è in corso, è la raffigurazione delle violenze e delle sofferenze subite dagli italiani da qualsiasi parte che siano provenute, cioè per mano tedesca, alleata, jugoslava, non importa, la considerazione di queste violenze come un generico prezzo da pagare per la risurrezione del paese. È quello che Errusconi ha chiamato un patriottismo espiativo. No? Il paese ha sofferto tanto, attraverso queste sofferenze ha riscattato il suo passato fascista, ha riscattato anche le responsabilità della guerra. In un libro interessante di qualche anno fa, l'amico Guri Schwarz ha ricondotto questo patriottismo espiativo a radici esclusivamente culturali, un'elaborazione del lutto imperniata sulla cultura cattolica. No? Noi abbiamo tanto sofferto e grazie a questo ci siamo riscattati. A mio avviso invece non c'è, c'è anche questo, ma non c'è solo questo. Cioè questa declinazione, dell'interpretazione, utilizzo anche delle violenze, delle sofferenze, era fortemente legata anche qui alle esigenze politiche di far pesare in qualche modo sul piano diplomatico appunto le sofferenze italiane. Perché quando si va a discutere a Parigi della pace italiana, non solo si esaltano, per così dire, i meriti della resistenza o del regio esercito, ma si fa presente agli alleati anche tutte le sofferenze che gli italiani hanno patito per mano alleata stessa, ad esempio le vittime degli incidenti stradali causati dalle incendi militari. Bene, allora, nell'immediato dopoguerra, questi tre elementi: memoria corale della resistenza in chiave di riscatto nazionale, stereotipo del bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco, patriottismo espiativo, hanno costituito come dei punti di innesto, di un architrave, di una memoria molto estesa. Lo stesso Roberto Chiarini, 10 anni fa, ha scritto un libro sul 25 aprile, che poi distingueva una tripartizione di memoria in Italia, la memoria rossa resistenziale contro la memoria nera e la memoria grigia, no, antifascista, quella secondo lui più larga. In realtà sosteneva che nell'immediato dopoguerra c'è stato un momento in cui la memoria della resistenza, quella declinazione che vi ho detto, si era in qualche modo amalgamata, innestata sulla memoria, sul patriottismo espiativo, lo stereotipo, io aggiungo lo stereotipo del bravo italiano contrapposto al cattivo tedesco, con una capacità egemonica molto forte. E rispetto a questo quadro restava ovviamente fuori, drasticamente fuori, la memoria antagonista ancorosa del neofascismo, in questo quadro che si sviluppa immediatamente, senza soluzione di continuità, direi, rispetto alla propaganda di Salò.
la memoria che vede nell'8 settembre non l'inizio del riscatto nazionale, ma il giorno del disonore, è la memoria che vede la resistenza, che vede non come guerra di liberazione nazionale, ma come guerra fratricida, innescata fra l'altro, alimentata dall'esterno, da Mosca, dal Gran Bretagna. Bene, qualcosa, questo quadro ovviamente cambia il passaggio, direi, del 47, cambia dopo la firma del trattato di pace, perché quell'esigenza che aveva di salvaguardia del paese, che ha tenuto insieme tutte le forze antifasciste, questo ancora non l'ho detto, da liberali e comunisti, che sono al governo dopo la svolta di Salerno, nonostante geometrie variabili, sappiamo che i socialisti e azionisti sono poi al secondo governo Bonomi, ma in generale il quadro politico, la maggioranza politica è quella, tutti condividono quelle differenze. Dicevo, il trattato di pace è un discrimine, ma soprattutto è la guerra fredda, che introduce delle divisioni molto forti attraverso la reviviscenza, chiamiamola così, dell'anticomunismo, introduce delle fratture molto forti all'interno del campo antifascista. Dal 48 in poi abbiamo un confronto serrato sulla memoria interno alla resistenza, abbiamo varie stagioni della memoria, ora qui non mi addentro perché sennò perdiamo troppo tempo, sono cose direi molto note. Anni 50, la stagione in cui la resistenza è messa sotto accusa, soprattutto direi nella prima parte degli anni 50, la resistenza si sviluppano interpretazioni e rivendicazioni da parte della sinistra legate all'idea di una resistenza tradita, una resistenza interrotta, a destra invece si rivendica il carattere della resistenza da parte del centrismo, della resistenza come lotta per l'indipendenza, vari passaggi, il 1960 Tambroni è quello che comporta tutti noto, gli anni 60, gli anni del centro-sinistra, gli anni in cui si ritorna a quella memoria in chiave egemonica che avevamo visto costruire immediato dopo guerra, fine anni 60, anni 70, un confronto molto forte interno alla sinistra, movimento studentesco, poi la nuova sinistra che contesta questa volta da sinistra i partiti storici della sinistra, soprattutto il PC, di aver tradito la resistenza, per aver bloccato ad esempio la svolta di Salerno, no, le spinte rivoluzionarie che sarebbero state erano presenti ovviamente nella resistenza dal 43 al 45. Fine anni 70, un altro momento significativo di svolta che è legato anche qui al cambiamento della situazione internazionale, sono gli anni della cosiddetta seconda guerra fredda, dopo l'invasione sovietica dell'Afghanistan, cioè il ritorno di una confrontation tra Stati Uniti e Unione Sovietica, e questo non a caso direi corrisponde anche a un ritorno di forte anticomunismo in Italia, che ha anche qui dei riverberi, delle ripercussioni sulla memoria della resistenza, sono gli anni in cui prende avvio in maniera molto forte il revisionismo, con una differenza, faccio solo questa notazione perché vorrei passare velocemente ad altro, la grande novità direi è che certi temi della polemica antiresistenziale giocati in chiave anticomunista, triangolo della morte, le foibe, eccetera, eccetera, per la prima volta sono sostenuti dal Partito Socialista. Alcuni settori del Partito Socialista nella polemica, nel confronto a sinistra, no? Che contrappone il PSI di Craxi al Partito Comunista Italiano, c'è in qualche modo una legittimazione anche da parte del Partito Socialista di alcuni di questi temi, e ora non entro nei particolari. Mi piace invece arrivare a un momento di svolta senz'altro radicale, rappresentato dagli anni 90. Gli anni 90, che bene, abbiamo i due ambiti internazionale e nazionale che in qualche modo condizionano pesantemente la riflessione sul passato, l'uso pubblico del passato e la costruzione delle memorie, vale a dire dopo l'89 il crollo dell'Unione Sovietica, l'implosione dell'Unione Sovietica e quindi la crisi dell'ideologia comunista in Italia, primi anni 90, 92-93 il crollo della cosiddetta Prima Repubblica, che significa scomparsa o ridimensionamento di tutti quei
partiti che avevano dato, avevano animato il CLN, erano alla base della resistenza della, e della Costituzione, la nascita la prima volta di una destra di governo in Italia che è composta da forze che o non hanno legami diretti con la tradizione antifascista della resistenza, Lega Nord, Forza Italia, o come il Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale, addirittura hanno legami molto solidi con la contronarrazione neofascista. Sono anni appunto in cui vediamo subito una polemica, la ripresa di una polemica contro la resistenza in chiave anticomunista, che ripropone, non c'è niente di nuovo, temi che erano già stati utilizzati nella prima guerra fredda, quindi negli anni 50, negli anni, a cavallo fra anni 70 e anni 80, e che soprattutto però da posizioni di governo, questo è un aspetto fondamentale, quindi dalle istituzioni, proviene una richiesta molto chiara di cambiamento dell'asse di legittimazione politica. L'asse di legittimazione politica non può più essere fondato sulla contrapposizione fascismo-antifascismo, come era stato fino ad allora, ma deve essere fondato sulla contrapposizione totalitarismo-antitotalitarismo. Di nuovo al fondo c'è la questione del Partito Comunista. Il Partito Comunista, in quanto antifascista, non si può dire democratico, perché non basta essere antifascisti, dovrebbe essere anche totalitario. E tutto questo ci ricordiamo bene, credo siamo tutti, insomma, ci siamo passati da quella, non vedo bambini fra di noi, ci siamo passati da quella stagione, ci ricordiamo bene che le parole d'ordine del dibattito politico erano apparentemente diverse, cioè la richiesta di una memoria condivisa e la richiesta di una pacificazione tra fascisti e antifascisti. Ora in realtà questa richiesta, quindi sembrerebbe in qualche modo tendere a una memoria più possibile inclusiva, innescano negli anni 90 una fortissima contrapposizione sulla memoria, tant'è che ho titolato il mio libro La guerra della memoria, sono le guerre della memoria, e ci sono anche delle, come vedete vado molto rapidamente perché il tema è vasto e vorrei arrivare anche alla parte sull'Europa di oggi che mi interessa molto. Ci sono delle punte, diciamo, estreme di questa campagna contro la vecchia memoria, chiamiamola così, antifascista, che si hanno, queste punte sono sostanzialmente due, sono due richieste. La prima è la richiesta di abolizione del 25 aprile come festa nazionale, che viene rilanciata più volte, ad esempio attraverso il Domenicale, il giornale di Marcello Dell'Utri, l'ultima volta nel 2011, parlamentare. E una è questa, la richiesta dell'abolizione del 25 aprile, e quindi torniamo al 45, finalmente parliamo del 45, e la sua sostituzione ad esempio o con il 4 novembre, la vittoria della prima guerra mondiale, oppure in maniera anche più incisiva con il 18 aprile del 48, cioè la vittoria decisiva, lo spartiacque, che sarebbe il 18 aprile, la grande vittoria della Democrazia Cristiana contro il blocco socialista. L'altra punta, quando ho 10 minuti, ma se ce la faccio, poi non ce la faccio, non credo. Allora, l'altra richiesta è una richiesta di vera e propria equiparazione, non pacificazione, ma di parificazione, equiparazione fra combattenti di Salò e partigiani, comunque combattenti dell'altra parte. Queste sono soprattutto due proposte di legge, una mi sembra nel 2003 e l'altra nel 2006, che appunto prevedono equiparazioni dal punto di vista pensionistico, ma soprattutto quella più importante è la richiesta di creare un'onorificenza comune, l'ordine del tricolore, che appunto dovrebbe essere attribuito ai combattenti della seconda guerra mondiale di qualsiasi parte avessero partenuto. Vi lascio la suspense, a parte lo sapete come è andata a finire queste richieste, però facciamo un po' di suspense e la riprendiamo dopo. Il quadro della memoria pubblica, istituzionale, muta rapidamente negli anni 2000, questo è un altro punto,
noi abbiamo una moltiplicazione di memorie pubbliche istituzionali attraverso giornate commemorative votate dal Parlamento. Le più importanti sono il giorno della memoria alla Shoah, no? 27 gennaio, ricordo 27 gennaio 45, liberazione di Campo di Auschwitz, che torna il 45, ma non il 25 aprile 45, e poi il giorno del ricordo per le vittime delle foibe e degli italiani espulsi dall'Istria della Dalmazia, il 10 febbraio, la ricorrenza del 10 febbraio del 47, giorno della firma del trattato di pace. Ce ne sono anche altre, le vittime delle stragi di natura terroristica e mafiosa, il giorno della libertà, ci sono anche, ma queste mi sembrano le più importanti, sono entrambe legate alla Seconda Guerra Mondiale, a significare che ancora una volta la dimensione cruciale del ricordo della Seconda Guerra Mondiale delle memorie pubbliche italiane ed europee. Che significato hanno queste memorie? Lo storico inglese John Food ha parlato di una istituzionalizzazione delle memorie divise, cioè queste diverse giornate avrebbero rappresentato appunto un'istituzionalizzazione di memorie divise. Un altro storico, un altro nostro collega Stefano Pivato invece ha parlato di lottizzazione delle memorie. Entrambe le cose secondo me stanno in piedi. Lottizzazione nel senso tu dai una cosa a me, mi banalizzo molto, tu dai una, io ti do un'altra cosa, una sorta di scambio, di patto, soprattutto fra le forze, fra l'Alleanza Nazionale e i vari partiti, DS, QDS, che ad esempio fondato, ricordo che Vato parlava di una sorta di scambio, ad esempio non solo istituzionale, non solo per le giornate, ma a livello di memoria culturale, non so, un documentario sulle foibe sulla RAI, al quale seguo un documentario sulle forze alleate, una logica di scambio. Cosa possiamo dire su queste memorie velocemente? Possiamo dire che sicuramente sono sia memorie concorrenti, competitive, perché la memoria della Shoah, ad esempio, diventa una memoria competitiva e concorrente rispetto alla memoria della Resistenza, un progressivo aumento di rilevanza della memoria della Shoah, tanto che l'anno scorso il presidente Napolitano ha parlato delle fosse ardeatine come espressione, 5 minuti perfetti, di antisemitismo, e anche una nostra storia, una storica molto brava, Rebecca Clifford, ha proprio analizzato come la fosse ardeatina di diciamo, simbolo, no? Strage simbolo della resistenza, in cui tutte le parti politiche coinvolte alla resistenza hanno avuto i loro caduti, è diventata invece un eccidio antisemita esclusivamente. Memoria concorrente, dicevo, Resistenza e Shoah, e memorie contrappositive, contrapposte, antagonistiche, le foibe e la Resistenza. Qui però allora arriviamo subito, come 5 minuti, al ruolo del Quirinale, perché rispetto a questo panorama il ruolo del Quirinale, il ruolo della Presidenza della Repubblica è stato molto importante, prima Ciampi, poi Napolitano, adesso anche Mattarella. Allora, ecco, torniamo alla suspense di prima, ma non era una suspense. Secondo me si deve fondamentalmente all'azione del Quirinale il fatto che le proposte di più radicali, come la richiesta di abolizione del 5 aprile, l'equiparazione tra fascisti e antifascisti, siano naufragate. Quindi il Quirinale ha fatto da argine istituzionale. Certamente ha contribuito anche alla mobilitazione che c'è stata, qualcuno ieri ricordava proprio il 25 aprile 1994 qui a Milano. Ci sono state altre mobilitazioni popolari nel corso degli anni, tant'è che Sergio Luzzatto a questo proposito ha parlato di presenza di un antifascismo di garanzia che sarebbe tornato fuori contro la minaccia, la presunta minaccia, no? Di una deriva autoritaria, eccetera, eccetera. Bene, allora, il ruolo del Quirinale, senz'altro, secondo me è stato un argine istituzionale fondamentale. Mi è fatto piacere ieri leggere che anche Giovanni De Luna adesso ha riconosciuto questo ruolo del Quirinale, solo qualche anno fa invece De Luna aveva parlato dell'azione del Quirinale come una semplice macchia d'olio buttata sul mare in tempesta delle memorie contrapposte, quindi incapace di esercitare una funzione rispetto al rimuovimento dei contrasti della guerra della memoria. E come ha fatto, come ha funzionato questa agenda istituzionale? È provata attraverso il rilancio di una
memoria della resistenza, certo, interpretata in chiave neopatriottica, comunione del popolo e forze armate, quindi la un'estrema valorizzazione del contributo dei militari, non a caso Cefalonia è diventato il luogo della memoria della resistenza secondo il Quirinale. Napolitano il suo primo 25 aprile l'ha fatto a Cefalonia, e accanto a questo una visione corale della resistenza valorizza la resistenza civile con diciamo i partigiani che piano piano sono finiti un po' solo in un passaggio, in uno dei suoi interventi Napolitano a un certo momento nel 2010 ha detto, ma insomma piaccia o non piaccia i partigiani hanno fatto molto, anzi sono stati fondamentali per l'indipendenza e la dignità del nostro paese, però di fatto in questa raffigurazione della resistenza quirinale manca direi quasi del tutto ogni riferimento all'antifascismo, non c'è proprio nei discorsi, non trovate la parola, ed è centrato su questa su questo ruolo diciamo preminente dei militari, la visione neopatriottica, una visione anche molto edulcorata che elimina qualsiasi contrasto. Altro elemento della memoria del Quirinale accanto a questo è l'attenzione a tutte le vittime italiane della guerra, non solo le vittime delle stragi naziste, ma anche le vittime delle foibe. C'è stata un'evoluzione però in questo quadro, soprattutto mi riferisco all'ultimo Napolitano dal 2010 in poi, perché questa memoria appunto era incentrata in fondo, no, sulla vittimizzazione italiana, non riconosceva le vittime fatte dagli italiani, i crimini fatti dagli. C'è stata una svolta significativa, una svolta secondo me dovuta anche qui a motivi di politica estera. Cioè Napolitano nel 2007, in occasione del giorno del ricordo, ha fatto un discorso che è molto duro, in termini molto nazionalistici, parlava degli italiani come vittime della furia, della barbarie slava, senza alcun riferimento all'occupazione italiana precedente, senza alcuna contestualizzazione. Questo ha provocato una crisi diplomatica durissima tra Italia, Croazia e Slovenia. Allora poi c'è stato un tentativo di ricucire questo strappo e dal 2010 Napolitano ha agito in maniera molto positiva secondo me, provando a trasformare la memoria delle foibe del confine orientale in generale da una memoria nazionale contrappositiva all'interno del nostro paese contro la resistenza, ma anche contrappositiva a livello internazionale contro la Slovenia, la Croazia, in una memoria europea riconciliata, basata sul riconoscimento da entrambe le parti dei torti che si sono stati inflitti e sulla collaborazione in nome della comune casa europea. Eccoci all'Europa, vado velocemente, perché è già finito 5 minuti, una parola sull'Europa. L'Europa ha sviluppato, quale paradigma di memoria ha sviluppato l'Europa intendendo le istituzioni europee, l'Unione Europea? Una memoria basata fondamentalmente su due aspetti, su due direttrici, la centralità della Shoah e l'antitotalitarismo. Questa è, se ci pensate bene, è la via intrapresa dalla Germania ed è diventata prioritaria saldandosi con le esigenze dei nuovi paesi europei che sono nell'Europa centrale e orientale che sono entrati in Europa nel 2004 e nel 2007, soprattutto questo è l'aspetto dell'antitotalitarismo. La cosa tedesca è importante perché la Bundesrepublik non ha mai avuto una posizione, diciamo, non ha mai fatto riferimento all'antifascismo, ma fin dall'inizio all'antitotalitarismo. La Corte Costituzionale tedesca ha messo fuori legge negli anni 50, prima il partito neonazista, l'SRP, e poi il Partito Comunista Tedesco. Ora non si può entrare appunto nei dettagli, però arrivo rapidamente a un aspetto che mi piace, perché questo modello crea dei problemi, funziona bene in Germania, perché oltre a questo c'è anche la capacità di fare autocritica della Germania sulle sue colpe, e questo è l'aspetto sicuramente positivo, ma un modello che non funziona, c'è una competizione fra vittime del Gulag e vittime dei Lager, i paesi dell'Europa centro-orientale hanno stentato e stentano ancora in parte a riconoscere l'importanza della memoria della Shoah, che vedono come in qualche modo un'imposizione, l'indisponibilità o la scarsa sensibilità di noi europei occidentali a riconoscere qual è il loro asse centrale, diciamo, di riferimento, che da
questa casa della storia europea è un museo, è un'esposizione permanente, esposizioni itineranti, c'è un progetto culturale, mira a rintracciare, presentare diciamo, una storia comune europea e quindi crea una memoria comune. Esiste un documento, concetti fondamentali, si chiama così, alla base di questo progetto elaborato nel 2008, che voi trovate tranquillamente su internet. E questo documento è molto interessante perché è un documento in PDF, quindi possiamo fare tutte le ricerche per parole chiave. Allora, in questo documento, che sarà alla base di questo progetto europeo comune, non esiste la parola antifascismo, non c'è traccia. La parola resistenza compare 3 volte, la prima volta si fa riferimento alla resistenza militare dei polacchi contro tedeschi e sovietici, la seconda volta si parla di gruppi di resistenti che reagiscono all'occupazione tedesca, ma contemporaneamente nasce anche il collaborazionismo, e la volta in cui si parla più intensamente, diciamo così, di resistenza è a proposito della resistenza dei paesi dell'Europa centrale e orientale contro la stalinizzazione. Quindi questo è il quadro. Dunque, da quel modello che dicevamo prima all'inizio di Tony Judd, no? La memoria europea creata nel 45-48, che aveva come punto di riferimento fondamentale la resistenza con tutti i suoi limiti, già nel mondo critico, cioè noi abbiamo adesso una configurare un paradigma in cui la memoria resistenza non esiste. È genericamente una resistenza tanto contro i tedeschi, tanto contro i sovietici. Si parla di un'era delle dittature totalitarie che va dal 17 al 91, mi riferisco sempre a questo documento. Per darvi un'idea, la guerra civile spagnola viene descritta come un colpo di Stato militare nel 1936, che innesca un periodo di guerra civile in Spagna caratterizzato da barbari crimini da entrambe le parti. Questo è e la penisola iberica diventa terreno di scontro fra dittature totalitarie. Questo è il modo. Allora, chiudo qui. Chiudo però dicendo una cosa che mi preme, è veloce questa. Allora, secondo me il modello totalitario, sia la Shoah che il modello totalitario funziona benissimo come monito per la salvaguardia dei diritti umani. Il punto è, ma la democrazia, la nostra democrazia, le nostre democrazie possono basarsi esclusivamente sulla tutela dei diritti umani? O non c'è forse bisogno di ripensare alla democrazia, al rapporto sempre variabile, precario, fra tutela dei diritti individuali e promozione dei diritti sociali, diritto al lavoro, diritto all'istruzione? E allora in questo caso non vale la pena riscoprire la resistenza, l'antifascismo come laboratorio di dibattito su questo, su questi temi? Grazie.